Mi guardate di zucca, che spettacolo! La Sarra, la nuova Sarra, ha dato i suoi frutti. Questi sono i pomodori legati con un metodo antico, con le ginastre, biodegradabile quello, eh. Uno spettacolo vedere se sta zucca. Qui ci sono i fagiolini. Quindi guarda là che sicuri. E guarda quanti ne hanno fatto là in mezzo. Non ce n'è pochi, ce n'è di più. È da cartolina sto cespuglio. Passato, passa che è tuo, che è tuo. Devi addestrarlo. Mi ha addestrato, che è botto. Non capisce più il cazzo, quando. Quando bagni? E quando bagni, sì. Adesso andiamo a vedere da fuori. Pomodori, se ci sono solo quelli lì. Qui sono la grappa. Ciliegino. Ciliegino. Ma sono tutti quelli di ciliegino, tutto quel gruppo lì? Sì, altri due campi, tre là. E lì c'è il pomodoro, pomodoro, dai. Spettacolare. Andiamo a vedere da fuori. Guardate da fuori che spettacolo anche qua. Questo è un zucchin. In zucchin. In sicum. Qui c'è un pezzo di ferro che è avanzato dalla serra. Che l'abbiamo messo, sono quelli che abbiamo messo alla base. Questi l'abbiamo messo alla base della serra. E guarda quanti ce n'è. Andiamo a vedere lì sotto. Guardate che produzione propria. Autoproduzione. E la tecnica che abbiamo usato è quella di interrare la zucca. Vi lascio il link nel video, alla fine o in cima. Comunque c'è, forse deve essere la playlist delle zucche. E vi lascio anche quella. Guardate che roba qua. In pratica sono state interrate fino lì. Che più si interrano, più patisce meno la sete, la zucca. Mica spettacolo. Queste sono zucche che diciamo, seminate in quella serretta piccola, che è un'altra serra nuova che abbiamo creato quest'anno. E beh, piano piano i lavori, le fatiche danno i loro frutti. Io ci avevo lavorato con la motocariola, col braccetto. Là c'è il cane che lui adesso scappa, ma va a cacciare l'acqua. E questa è la fine della serra, parte finale, la porta. Qui c'è il grande maestro. Ha finito di bagnare la zucca, adesso va a chiudere l'acqua.
Un saluto a tutti e al prossimo video. Dalle zucche e tutto, apro e chiudo, passa e chiuda. Ciao a tutti e al prossimo.